Buonasera, grazie a coloro che in questo momento sono collegati sul canale YouTube dell'Istituto per questo concerto dedicato a Astor Piazzolla. È un compositore che non ha bisogno di presentazioni perché insomma, diciamo, le sue opere sono assolutamente conosciute anche dal pubblico meno addentro alle cose della musica classica, sono state utilizzate in tantissimi contesti, anche in pubblicità, ad esempio. Ricorrono quest'anno esattamente i 100 anni della sua nascita. Avrebbe compiuto 100 anni adesso. Tra l'altro ci lega Astor Piazzolla il fatto che aveva delle origini lucchese, per la precisione garfagnine, in quanto una parte della sua ascendenza veniva da Massa Sassorosso, nel comune di Villa Collemandina, in Garfagnana. E quindi poi emigrata, mi pare la madre, emigrata poi in Argentina e quindi poi imbevuto della cultura argentina. Diciamo che ecco, ci piace ricordare oggi anche un'altra figura che è morta ieri, purtroppo, Milva. Forse non tutti sapranno che Milva è stata una sodale artistica di Piazzolla. Hanno condiviso tournée, concerti, anche su YouTube potete trovare diverse cose interpretate da Milva con Piazzolla. Casualmente è mancata proprio ieri, come sapete, quindi diciamo un po' è dedicato anche a lei questo concerto. Alcune cose che troveremo lungo il percorso, come Orbi a Dios, ad esempio, era una canzone che lei cantava, e anche altre. Dunque, diciamo che la cosa più semplice per noi sarebbe stata prendere dei brani, ad esempio, che ci sono nel repertorio per flauto originali e suonare quelli. Sto pensando all'Histoire du Tango, il Tango Etude. E abbiamo pensato di fare una cosa un pochino diversa, per la verità è un'idea di Fabrizio Datteri, che ha avuto l'intuizione di scegliere un percorso un pochino più complesso per noi, cioè andare a cercare musiche di Piazzolla utilizzate in colonne sonore, perché tra le sue varie attività c'è stata anche quella lì delle colonne sonore di alcuni film. E quindi, diciamo, il percorso si snoda attraverso queste musiche di vari film, tutti film d'autore, tutti film di un certo peso, trascritti per flauto e pianoforte. Diciamo, non c'è nulla di originale per questa formazione. È tutto trascritto, e tutte edizioni un po' poi rimaneggiate sia nella parte del flauto che in quella del pianoforte da noi stessi. E vorrei anche ricordare che due di questi brani, che troviamo verso il fondo del programma, estratti dalla Maria di Buenos Aires, un'opera che scrisse Piazzolla, esattamente Fuga in Misterio e Tangus Dei, invece sono stati trascritti per l'occasione dal nostro amico e collega Riccardo Parrucci, che ci ha dedicato questa trascrizione, insomma, che spero vi piaccia, come spero che vi piaccia anche tutto il resto. Quindi, detto tutto questo, mi aiuto con un pezzo di carta perché io penso che voi dovreste vedere i titoli dei film, ma ognuno di questi ha uno, due, tre pezzi dentro che sono a loro volta hanno un nome, insomma. Quindi il primo film è L'Exilio de Gardel, e ci sono tre brani che suoneremo, che sono Ausencias, Il Viaje e Mumuki. Thank you.
scusa un attimo, ho dimenticato. Thank you.
il secondo film che tocchiamo è Cadaveri eccellenti e facciamo un brano che è Je ne Paul. Nuovo film, Il Plus il Santiago, e il brano è Orgue a Dios. Come ricordavo prima, ho trovato una stupenda interpretazione di Milva su YouTube. Thank you.
Dal film Sur, Vuelvo al Sur. Thank you.
Ora passiamo a un film italiano, Enrico IV. Da questo suoneremo più di un brano. Cominciamo proprio col tema principale del film Enrico IV, poi tema famosissimo, anche questo interpretato da diverse cantanti, tra cui Milva, credo anche Mina, Oblivion e Cavalcata. Thank you.
Ecco, siamo arrivati, diciamo, all'ultimo l'ultimo settore, diciamo, di questo percorso, che non è riferito a un film, ma è riferito all'opera, esattamente una tango perita, scritta da Piazzolla, La Maria di Buenos Aires.
Diciamo che è un po' il culmine della della sua opera compositrice. Per scrivere questa opera lui addirittura se la finanziò completamente vendendo un appartamento e anche la macchina per poterla mettere insieme, per farla eseguire. Niente, di questa opera faremo i seguenti pezzi. La prima cosa è il poema Valseato, poi facciamo Fuga e Misterio, poi Tangus Dei e poi la Tangata dell'Alba. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Allora, abbiamo un piccolissimo fuori programma, un brano che non è stato messo da Piazzolla all'interno di una colonna sonora, ma che è stato utilizzato da altri, anche per delle colonne sonore, per degli inserimenti in colonne sonore, per pubblicità, per qualsiasi cosa. Non vi diciamo il nome perché penso che tutti lo conosceranno. 2 minuti ancora. Grazie a tutti. Grazie.